della settimana sono l'ETF emesso da iShares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e l'ETF di Lyxor, che misura la performance delle 20 azioni turche con la maggiore capitalizzazione e liquidità. Registrano una performance negativa l'ETF emesso da iShares, che replica un indice composto da 50 delle maggiori società dei paesi BRIC, e l'ETF controllato da Lyxor, che copre circa l'85% dell'universo azionario cinese. Mostrano volumi elevati l'ETF gestito da iShares, che investe sulle società a grande, media e bassa capitalizzazione dei mercati emergenti, e l'ETF gestito da Amundi, che punta sui principali titoli azionari di 15 paesi europei. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF di Amundi, che consente agli investitori di beneficiare di un'esposizione ai segmenti large e mid cap di 15 paesi europei sviluppati. Forte interesse per l'ETF di Deutsche Bank, concepito per riflettere l'andamento delle 30 azioni europee che pagano i dividendi più alti. Invito all'acquisto per l'ETF emesso da iShares, esposto su un segmento di titoli europei con ricavi stabili e robusti.